ciao Radio Mu. Brava, bravissima. Allora abbiamo pronta anche la macchina per farmi partire. Ci starò? Sì, era quella lì. Ne sai qualcosa, giusto? Ne so qualcosa, è proprio quella. Difatti vi leggerò proprio un brano tratto da questo libro, La 600 di papà, di cui abbiamo più volte parlato, perché con quella io andavo a Roma quando ero piccola, quindi insomma un po' di nostalgia. E quindi un pezzo, cioè non è tutto il racconto, sono solo dei piccoli spunti. Bene, poi che cosa abbiamo ancora? Poi avremo tante altre cose, parleremo di cavalli, con un video dei bambini di Barzio, giusto? Sì, però il campus è stato fatto a Introbbio, che è sempre in Valsassina, okay. E loro vanno lì in questo spazio dove si gioca a fare i cavalli e si gioca anche con i cavalli, quindi si divertono moltissimo. Abbiamo un disegno di Caterina, l'hai visto? Bellissimo, sul cavallo. Molto bello, molto bello. Ricevuto, poi avremo una canzone dedicata al mare, si chiama Fresco Mare. E poi, se riusciamo, anche una canzone dedicata ai cavalli, perché naturalmente il secondo tema di questa puntata estiva di Radio Mu, estate più cavalli. E la 600 quanti cavalli aveva? Boh! 600. No, pochi, però era bella. Pochi ma buoni. Va bene, allora noi ci salutiamo come sempre alla fine, iniziano le vacanze in giro per l'Italia, insomma, va bene? Perfetto, io chiudo le portiere, chiudo il motore, il bagagliaio e andiamo, via, brum, partiamo. E a proposito di vacanze, ho deciso oggi di leggervi un brano tratto da uno dei miei racconti preferiti, che ho scritto qualche anno fa, intitolato La 600 di papà, raccolta in questo libro, che vi invito naturalmente ad andare a leggere, perché io non ve lo leggerò tutto, vi leggerò alcuni spunti, alcune idee di cosa voleva dire fare un viaggio lungo come quello da Milano a Roma tanti anni fa, quando ancora le cose, le macchine, le strade, le persone erano veramente molto diverse. Siete pronti? Vado. La 600 di papà. Ogni volta che parto per un viaggio e imbocco l'autostrada che da Milano va verso il sud, mi torna in mente la mitica 600 di papà. Bianca, lucidissima, rotondetta e piccola piccola, era un vero gioiellino da esibire e di cui andare fieri. Negli anni papà ha cambiato molte macchine, ma quella per me è stata la più bella. Di lei ricordo soprattutto i paraurti lucenti, i sedili in pelle color caffè latte e quello scudetto della Juventus che mio padre aveva appeso allo specchietto interno come unico ornamento. Nella 600 ci stavamo stretti stretti, io, mamma, papà e mia sorella Cristina. Ma eravamo così felici che non sentivamo né la stanchezza né il caldo, anche quando facevamo dei viaggi molto lunghi. A volte papà non riusciva a evitare una buca nell'asfalto e Cristina, molto più alta di me perché più grande di 7 anni, picchiava la testa sul soffitto della 600. Scoppiavamo allora tutti e quattro a ridere, Cristina compresa, aspettando la buca successiva. La notte papà ricoverava la sua 600 in un garage situato poche decine di metri da casa, così come si fa con un puledro che ha bisogno di un riparo dalla pioggia e dal sole affinché il giorno dopo sia scattante nella corsa. Sembra impossibile, ma un'estate la scatolina bianca ci portò fino a Roma, dove vivevano i miei nonni, percorrendo quella che veniva chiamata appunto l'autostrada del sole. All'epoca in cui papà aveva la 600, arrivare a Roma voleva dire però fare un lungo e faticoso viaggio, perché non tutto il percorso era già stato costruito. Arrivati a Firenze, infatti, bisognava cambiare strada e immettersi su altre strade, altri pezzi di circonvallazioni. Bisognava attraversare boschi di cipressi, colli, uliveti, campi coltivati, che portavano poi diritti fino al mare in direzione di Roma. Non sarebbe bastata un'intera giornata per raggiungere la nostra meta. Difatti ci volevano almeno 2 giorni allora per arrivare a Roma da Milano. Pensate un po'. Vi dico solo 2 cose. Le targhe delle macchine, non so se le avete presenti, erano allora quadrate, nere, con i numeri incolonnati uno sotto l'altro in senso verticale,
sul lato sinistra c'era la sigla della città e poi i numeri scritti in bianco. La 600 di papà era targata Milano 550092. Io l'amavo tantissimo. Insomma, questo viaggio proseguì per molte ore, come vi dicevo, per un giorno e mezzo, e capimmo di essere finalmente arrivati a Roma quando cominciammo a vedere dei piccoli greggi di pecore brucare tranquillamente all'ombra di alcune rovine, probabilmente i resti delle antiche mura di Roma. I nonni ci accolsero con lo stesso entusiasmo con cui solo qualche anno più tardi vennero accolti gli astronauti di ritorno dal primo viaggio sulla Luna. Sì, anche noi avevamo compiuto una piccola impresa ed eravamo felici, ma lo era soprattutto papà che, prima di salire in casa dei nonni e pieno di orgoglio, si voltò a guardare la sua 600. «Si è comportata proprio bene la nostra scatolina», mi disse strizzandomi un occhio. Io non potei far altro che annuire. Nebula è il cavallo bianco che si vede nel video. Sta giocando insieme alla sua amica Nevria con un palloncino azzurro. Si stanno divertendo molto e aspettano che li vengano a prendere i loro genitori per andare a fare una gita. Due cavalli si incontrano alla fermata dell'autobus. Salve, salve. Come si chiama? Okay. Da dove viene? Okay. È un paese bello? Però parli, che autobus prendi? Questo. Anch'io. Andiamo. Venite tutti qua, cavalli! Tornate alle vostre stalle! Adesso i cavalli ballano! 3, 2, 1, via! Cantate, cantano e ballano! Che canzone cantiamo? Corri cavallo, corri ti prego! Che canzone sapete? Nebula è un cavallo che è stato trovato in un bosco durante una passeggiata. La portarono in un maneggio quando aveva un anno e mezzo e la misero in una stalla accanto a Fulmine, che si chiamava così perché era velocissimo. Nel maneggio non c'erano solo cavalli, ma anche asinelli e capre. Alla destra di Nebula c'era Neve, che era una cavalla tutta bianca e per questo si chiamava Neve. Tutti cercavano di addestrare Nebula, ma nemmeno i migliori addestratori venuti da tutto il mondo riuscivano a metterla in sella. Nebula nitriva giorno e notte, ma nessuno capiva il perché. Nemmeno i suoi amici Fulmine e Neve. Un giorno di sole, però, Nebula si svegliò con la voglia di essere cavalcata per poter sapere cosa si provava. Quella sensazione le piace moltissimo e da quel giorno
capiva il perché, nemmeno i suoi amici, Fulmine e Neve. Un giorno di sole, però, Nebula si svegliò con la voglia di essere cavalcata per poter sapere cosa si provava. Quella sensazione le piace moltissimo e da quel giorno si fece cavalcare da tutti, piccoli e grandi. Grande terra nordamericana, tanta erba, molto spazio, poca gente, cavalieri sparsi oppure in carovana, gran cappelli sulla testa e cinturoni, barbe lunghe, pelle cotta dal gran sole, sotto il tacco di stivali gli speroni, molti fatti e pochissime parole. Erano i cowboy, gente decisa e pronta, un po' come siamo noi, ma con molta più grinta. Mille, mille vacche nella prateria, sparso polveroso grammoccito, cavalcando avanti e indietro con maestria, c'era chi sapeva farlo stare unito, e poi c'erano puledri da domare, salti sgroppi focosissimi nitriti, ma qualcuno li riusciva a dominare, trasformandoli in cavalli mansueti. Ed erano i cowboy, gente molto efficiente, un poco come noi, ma molto più paziente. Altra gente c'era in quella terra grande, nella vasta prateria o in mezzo ai monti, in villaggi fatti di capanne e tende, con vestiti tutti in pelle di bisonti. Si riunivano alla sera attorno al fuoco e cantavano canzoni calme e lente, mentre i bimbi rotolavano nel gioco sopra l'erba verde molto allegramente. Di pelle rossa, sai, vivevano in tribù, un poco come noi, però molto di più. Nessun membro della famiglia Melkerson poté mai dimenticare quella prima sera nella vecchia falegnameria. «Odore di muffa, coperte, materassi gelati», soleva raccontare in seguito Melker a chiunque volesse ascoltarlo. «E Karin, con la sua rughetta di preoccupazione sulla fronte, quella che lei pensa che io non noti mai». E io col cuore stretto a chiedermi se non avessi combinato una colossale stupidaggine. Ma i marmocchi, mi sembra ancora di vederli, erano allegri come scoiattoli e non la smettevano di scorrazzare dentro e fuori.
Già, e poi rammento ancora il tordo che cantava sul sorbo e quel sommesso sciabordio delle onde contro il pontile e tutta quella pace. E allora impazzii di colpo e mi dissi: «No, Melker, stavolta di stupidaggini non ne hai combinate. Anzi, hai fatto una cosa stupenda, buona e giusta». Certo è, verità sacrosanta, che le stanze puzzavano di muffa e così accendesti il fuoco nella cucina a legna, aggiungeva Karin. Ti ricordi? No, Melker non se ne ricordava, o almeno così affermava. Quella cucina a legna ha l'aria di non amar molto cucinare, aveva detto Karin posando i bagagli sul pavimento. Era stata la prima cosa che aveva visto appena entrata. Un coso arrugginito che dava l'impressione di non essere più stato usato dagli inizi del secolo. Ma Melker era pieno di fiducia. «Oh, queste vecchie cucine di ghisa sono fantastiche. Basta solo farci la mano ad accenderle. Di questo me ne incarico io. Prima però andiamo a ispezionare il resto». C'era rimasto un che di primo Novecento in tutta la vecchia falegnameria. Un Novecento, per la verità, piuttosto malandato. I molti sbadati villeggianti di una lunga serie di estati avevano maltrattato senza riguardo quella che era certamente stata la decorosa e ben tenuta abitazione di un artigiano. Ma anche nella sua attuale decadenza quel luogo ispirava uno straordinario senso di ospitalità e tutti loro l'avvertirono. «Sarà magnifico abitare in questa topaia», assicurò Pelle, abbracciando rapidamente Karin, prima di precipitarsi dietro a Johan e Niklas per esplorare tutto l'esplorabile, dal pianterreno al sottotetto. Pensate un mondo asciutto come sarebbe brutto, soltanto terra dura, una brulla armatura, soltanto terra secca, una gran sete in bocca, un gran deserto triste, ma questo non esiste, bel mare, fresco mare, se tu non esistessi saresti da inventare, bel mare, fresco mare. Se tu non esistessi saresti da inventare. Pensate, niente tonno, niente pesca col nonno e niente onde e bagni e tuffi coi compagni. Un mondo tutto secco, arancia senza succo, un gran deserto triste, ma questo non esiste, bel mare, fresco mare. Se tu non esistessi saresti da inventare, bel mare, fresco mare. Se tu non esistessi saresti da inventare. Pensate un mondo asciutto come sarebbe brutto, soltanto terra dura, una brulla armatura, soltanto terra secca, una gran sete in bocca, un gran deserto triste, questo non esiste, bel mare, fresco mare, se tu non esistessi saresti da inventare, bel mare, fresco mare. Se tu non esistessi saresti da inventare. Eccoci arrivati alla fine di questa puntata grazie alla 600 di papà. 600 indistruttibile, eccola qua, come nuova, guardami. Bene, finita la puntata, ma noi ci vedremo ancora domenica prossima. Inizierà un periodo un po' di in giro per l'Italia con servizi vari, vero? Racconti, video. Certo, Dani, avremo racconti illustrati, avremo racconti raccontati, parlati, cantati. Sarà una radio mu estiva che ci accompagnerà fino a settembre, in realtà, con queste puntate un po' più leggere. Insieme alla 600 di papà. Vuoi dire che le altre erano state pesanti? No,
magari ti credi, magari... Non mi far dire delle cose che non voglio dire, che non ho detto. No, va bene, comunque metti per favore la mail, perché io so che ci hanno mandato delle mail che io non ho letto. Anche la ditta Gioco Fiaba ce l'ha mandata, ma non so assolutamente cosa c'è scritto. Ah, mannaggia. Va bene. Mandamele. Va bene. Allora, buona domenica a tutti e buona settimana di vacanze in città o in campagna, dove volete voi. Vai. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao Rodimu.